Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi un prodotto che è un profumo che ho comprato e voglio anche darvi la mia opinione al riguardo. Allora, il profumo in questione si chiama Ked Al Forsan Unlimited di Lattafa. Questa è la confezione. Vedete, Ked Al Forsan Unlimited e il marchio appunto Lattafa. Sono 90 ml di profumo e questo profumo è un profumo arabo. Ultimamente si sente parlare tantissimo dei profumi arabi e incuriosita da questi profumi ho iniziato a comprarli e questo è stato il primo che ho comprato. Me ne sono già arrivati altri, quindi sicuramente li guarderemo poi insieme una volta che li provo. E questi appunto, questo profumo l'ho comprato appunto da Amazon perché io mi trovo molto bene a comprare da Amazon per il semplice motivo che posso comprare quando ho voglia anche solo un prodotto senza le spese di spedizione perché ho Amazon Prime e anche se io non sono in casa riesco ad avere comunque riesco comunque ad averli. Invece con i corrieri faccio un po' fatica perché comunque non sempre sono in casa quando passano loro, faccio, insomma, è sempre un po' un problema con loro. Quindi quando posso, se il prodotto che mi interessa è su Amazon, io lo compro su Amazon. Quindi è solo comodità. E poi perché su Amazon posso comprare un prodotto solo senza pagare la spedizione, magari se lo compro nei siti, magari devi prendere o più cose per avere la spedizione gratuita, o magari invece prendi che ne so, come adesso il profumo più la spedizione, quindi il profumo ti costerà chiaramente di più perché è come se tu avessi pagato il profumo di più, insomma. Questo, allora, appunto, questo è Ked Al Forsan Unlimited di Lattafa. Questa è la confezione, vedete com'è bella? Sembra ceramica, ma è vetro anche pesante. Questa non è un'etichetta, ma è proprio sul vetro, vedete, non è attaccata. E il tappo è bellissimo perché è magnetico. Io lo tiro via e si rimette da solo e vedete che è molto molto, cioè chiuso molto bene, non si apre facilmente perché anche a tirarlo fai quasi fatica proprio perché è magnetico. Questo profumo, allora, vi dico subito, innanzitutto vi dico le note con cui è creato questo profumo, ve le leggo perché non me le ricordo. Allora, note di testa abbiamo cocco, agrumi e ananas, nelle note di cuore ylang ylang, gelsomino e frangipane, nelle note di base abbiamo vaniglia, muschio bianco e, cioè muschio, scusate, non muschio bianco, muschio e sandalo. Allora, diciamo che allora, inizialmente questo profumo mi aveva un po' deluso la prima volta che l'ho usato perché appena arrivato chiaramente me lo sono spruzzato e trovavo un profumo molto sì cremoso ma tanto lattonico. Sentivo proprio come se fosse più una crema di latte delicata, però io mi aspettavo un profumo al cocco perché sapete che amo il cocco e quindi mi aspettavo un profumo diverso e io la nota di cocco proprio non la sentivo. Allora, vabbè, il giorno dopo lo metto, vado al lavoro e anche alle mie colleghe dico che mi hanno fatto i complimenti per il profumo e io sì, però non è male, però io mi aspettavo che sapesse di cocco e continuavo a dire questa cosa, no? E quindi ero rimasta un po' delusa, però poi ho scoperto che i profumi arabi devono maturare, passatemi il termine, nel senso che voi lo aprite, ve lo spruzzate, ma più rimane lì, quindi tipo a stagionare, giusto per farci capire, più innanzitutto diventa persistente anche come profumazione e poi viene proprio fuori tutto il suo magnetismo del prodotto che c'è dentro. Quindi all'inizio io effettivamente avevo ragione che non sentivo il cocco, ma però già al terzo giorno che me lo sono rimessa, perché chiaramente io un profumo lo devo testare per più giorni,
ho iniziato a sentire il cocco, ho iniziato a sentire il cocco, l'ananas, ho iniziato a sentire il ylang ylang, il frangipane e anche la vaniglia. Quindi ha iniziato ad essere il profumo che io volevo e quindi felicissima di questa cosa, perché appunto tutti i profumi arabi, e ripeto, questo non faceva, non era differente, quindi doveva maturare anche lui, man mano che maturano, che stanno lì anche magari un mese, per carità, diventano più persistenti e prendono tutto il loro potere, nel senso che diventano molto magari anche più persistenti quando lo indossate, dura di più ed escono proprio le note che dovrebbero uscire. E quindi felicissima dopo di questo acquisto, perché se inizialmente non le sentivo, piano piano, maturando il profumo, stava avendo quello l'effetto che volevo io. Adesso vi dico la sensazione che mi dà questo profumo. Allora, voi avete presente che cos'è la pina colada? Che è praticamente un cocktail molto molto leggero, non è tanto alcolico, è proprio molto leggero perché c'è dentro la pina colada, che è appunto questo, non so come spiegare se è un liquore o che cosa sia, comunque è molto delicato al cocco e viene messo all'interno con del ghiaccio e l'ananas, il succo d'ananas viene shakerato e poi messo appunto, diventa questo, cioè lo versano nel bicchiere e questo è un cocktail che poi quando ve lo portano ha questa schiumetta bianca perché si è creata intanto che veniva shakerato e che proprio sa di cocco e di ananas ed è buonissima. Non so se l'avete assaggiato, a me piace molto perché è molto delicato, non è, ripeto, molto alcolico, quindi rimane molto leggero e puoi bere anche 50 che non ti fa niente proprio perché non ha questa gradazione alcolica alta. E quindi mi ricorda tantissimo questo cocktail del Pina Colada. Ed è veramente molto buono perché questo cocco dolce insieme a quest'ananas matura, succosa, cioè vi dà proprio l'idea dell'ananas matura, no? E poi esce piano piano il fatto che questo profumo è un po' lattonico, è dato dall'ylang-ylang, quindi esce questa cremosità data dall'ylang-ylang, questo frangipane. E questa vaniglia qui che rende tutto ancora più dolce. Io il muschio sinceramente non lo sento tantissimo, neanche il sandalo, se devo essere sincera, sento più che altro queste note. E quando me lo spruzzo, come adesso, buonissimo, sentite proprio questo cocco, questa vaniglia, questo ananas che è veramente buonissima e mi ricorda tantissimo la spiaggia, una spiaggia tropicale, perché comunque la sensazione del profumo è proprio questa, di una spiaggia tropicale, il sole, il mare proprio ha questa sensazione, quindi è un profumo che molti dicono che è un profumo quattro stagioni, nel senso che si può usare in inverno, in estate, in primavera, in autunno. Io sinceramente lo trovo un profumo principalmente primaverile estivo, perché io lo trovo più appunto col fatto che ha dentro il cocco, questo ananas e questa vaniglia. Io la trovo molto più un profumo estivo e infatti io personalmente lo userò più che altro in estate. Detto questo, chiaramente i gusti sono gusti e ognuno può utilizzarlo anche in inverno se volete, però ecco io lo trovo più un profumo estivo, anche se ripeto tanti dicono che lo userebbero anche in inverno. Detto questo, la casa madre, quindi la Tafa, dice che cioè questo profumo è nato come un profumo unisex e anche qua io avrei qualcosa da dire, nel senso che sinceramente lo trovo più un profumo femminile, perché questo cocco, questo ananas e questa vaniglia, sinceramente trovo che siano fragranze
molto molto femminili, e anche il profumo quando lo avete indosso, cioè è un profumo femminile a tutti gli effetti. Poi chiaro che lo può utilizzare anche un uomo, per carità, nessuno dice di no, però come parere personale io lo vedo su una donna, non lo vedo su un uomo. Poi vediamo se ho detto tutto. Ah, ecco, perché sapete che mi sono segnata i punti cruciali per non dimenticarmi nulla. È un profumo persistente, è un profumo che lascia la scia. A me dura anche 5-6 ore tutte, e anche dopo sui vestiti, vabbè, sui vestiti è normale, penso, sui vestiti comunque lo sento ancora. Quindi è un profumo che è comunque persistente e si sente. Anche mi hanno chiesto che profumo uso, cioè quando vado in giro comunque mi chiedono che profumo sto usando e dove l'ho comprato, insomma, perché comunque è un profumo che piace, ma deve assolutamente piacervi il dolce, perché se non vi piacciono i profumi dolci, questo non fa il caso vostro. Vi deve piacere il cocco, vi deve piacere l'ananas e il fatto che questo profumo rimanga dolce, perché se non vi piacciono i profumi dolci, questo non, no, assolutamente. Però se vi piace il cocco, se vi piace l'ananas, se vi piacciono i profumi dolci, questo assolutamente io vi consiglio di prenderlo, perché è veramente molto buono, a mio parere, sempre a mio parere, perché ragazzi, sapete che i profumi sono molto, vanno da persona a persona, quindi quello che può piacere a me può non piacere a voi e viceversa. Però proprio per questo vi dico che, essendo comunque un profumo dolce, cremoso, lattonico e anche un po' fruttato, visto l'ananas, deve piacervi questo genere di profumo. Poi questo qui, ecco, questo è un profumo che io voglio utilizzare, voglio provare a utilizzare, perché ancora non ho provato, adesso per il momento l'ho utilizzato da solo, perché volevo appunto farvi una recensione più completa possibile in base chiaramente a quello che sento io quando lo indosso. Secondo me questo profumo utilizzato in combo con un altro profumo alla vaniglia, secondo me diventa spaziale, quindi vorrò utilizzarlo insieme, magari spruzzo questo e mi spruzzo anche un profumo alla vaniglia, per vedere in combo, perché secondo me questo con un profumo alla vaniglia è perfetto. Però è buonissimo anche da solo, già da solo fa un effetto molto pieno, molto caldo, molto, ripeto, anche soltanto con l'umore sentire questo profumo ti mette proprio allegria, un po' come il sole, quando ci sono le giornate di sole voi, se, non so se avete fatto caso, ma siete più felici, almeno io sono più felice, sono di buon umore. Ecco, questo profumo mi dà l'idea di dare il buon umore, perché comunque vi fa sentire come appunto su una spiaggia tropicale, con questo cocktail in mano e chiaramente la pina colada. E quindi ecco, mi fa venire proprio in mente questo, ed è un profumo assolutamente che consiglio a tutti gli effetti. Quindi io credo di avervi detto tutto. Vi lascio giù nel box di informazioni il link diretto di Amazon dove l'ho comprato io, così sapete anche che è quello originale. Perché, ripeto, se non ha quel marchio, siccome ne vendono tanti anche non originali, chiaramente poi la profumazione e la fragranza non sarà la stessa. Una cosa che devo dire, l'ultima cosa che devo dire è che appunto io l'ho comprato su Amazon, però se voi guardate le note la piramide olfattiva di questo profumo su Amazon, hanno sbagliato qualcosa, perché non hanno scritto le note quelle giuste, quindi si saranno sbagliati. Perché tipo il cocco, agrumi e l'ananas non sono segnati, hanno messo mela e altre cose che non c'entrano niente con questo profumo, infatti di mela non ha nulla. Quindi non vi preoccupate se leggete nelle note, le note diverse di quelle che vi ho detto io, perché il profumo è quello, hanno solo sbagliato a scriverlo. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se l'avete già acquistato, se l'avete già provato, se vi ho invogliato
provarlo, se anche a voi piace appunto questo genere di profumo. E, insomma, ditemi la vostra, soprattutto se l'avete già provato, ditemi la vostra e fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io adesso vi lascio. Ricordo a tutti, anche a quelli che magari stanno guardando il video e non sono iscritti, di se vi piacciono questo tipo di video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per essere avvisati sempre dei prossimi video che caricherò. Vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!